Ciao a tutti, vi lamentate sempre che i fumaclassici sul canale latitano, ma in realtà è appena uscito Lolita, me ne esce un altro oggi, quindi andale! Anzi, per l'occasione parleremo di un classico che ritengo veramente irrinunciabile, approcciabilissimo anche da coloro che magari sono poco allenati nella lettura, amano leggere ma leggono uno o due libri l'anno, oppure sono intimoriti dai classiconi. Insomma, questo libro non ha scusanti, leggetelo. Che leggiate tanto o che leggiate poco o che non leggiate affatto, perché è un must assoluto. In particolar modo credo che sia, nonostante non sia un avido lettore di questo genere, però uno dei migliori gialli o comunque libri di genere della storia della letteratura. È tra l'altro il giallo più venduto di sempre. E sto parlando di Dieci piccoli indiani di Agatha Christie, un libro che lessi da ragazzino e che ho in questi giorni riascoltato in audiolibro. Nonostante conoscessi già la risoluzione del caso, riascoltarlo mi ha fatto comunque rivivere quell'atmosfera di assoluta tensione che attraversa il romanzo. Il libro, scritto da Agatha Christie, che non necessita presentazioni, è la regina del giallo, dalla sterminata bibliografia che pullula di libri di grandissimo successo, però è anche interessante notare come Dieci piccoli indiani sia stato all'epoca e tuttora ritenuto come il più complesso titolo dell'autrice, anche il più amato, il più affascinante. Un libro che è stato pubblicato originariamente nel 1939 e che non sente il peso dell'età. E proprio per questo è un classico, questa è la chiave dei classici sostanzialmente, un libro pubblicato anni e anni fa, che tuttora rimane contemporaneo, sotto certi aspetti attuale. L'idea di base del libro è originalissima e almeno per l'epoca, soprattutto per l'epoca, anche perché viene quasi da sorridere pensando che è effettivamente un ispiratore per un intero genere, che è quello dello slasher sostanzialmente, no? Lo slasher nel cinema è appunto quel genere, quel sottogenere del film horror che vede un assassino comunque compiere dei delitti plurimi, che ne so, venerdì 13, Halloween. Ora sto divagando, quindi sembra di andare off topic, però la dinamica di Dieci piccoli indiani non segue lo stilema del giallo classico, quindi un omicidio da risolvere, un mistero assoluto, ma segue più un profilo estremamente psicologico. E ha un taglio molto contemporaneo, perché se pensate agli horror che sono usciti in questi anni o in pochi anni fa, sembra effettivamente una narrazione che potrebbe benissimo uscire oggi ed essere contemporanea, ad essere forte, d'impatto. C'è anche da dire che se fosse uscito oggi, probabilmente il genere avrebbe preso una via completamente diversa, perché è stato estremamente influente su molta letteratura e molto cinema, sia di qualità, quindi di alto livello, che invece di livello più mainstream o anche di serie B, quindi un'influenza veramente trasversale. Ma di che parla questo libro? Un libro che appunto io ritengo un vero e proprio capolavoro del genere. Racconta la storia di 10 persone, 10 persone che non si conoscono e che si ritrovano tutte assieme in questa villa, una villa che si erge su quest'isola chiamata Nigger Island. Tutti sono stati invitati per un motivo o per l'altro da qualcuno. Questo qualcuno si firma Unknown, che sostanzialmente è ovviamente è assonante ad Unknown, quindi sconosciuto. Queste persone entrano in questa villa e di fronte, quasi subito, notano la presenza di 10 statuine. 10 statuine che, associate a una macabra poesia per bambini, diventano la chiave della tensione effettiva. E pian piano iniziano gli omicidi, c'è qualcuno che li vuole far fuori. Una cosa interessante, qua scatta subito, dice, ah, Saw, qua ha plagiato tutto, la saga di Saw ha plagiato tutto, per dire, è il fatto che tutte e 10 le persone, 10 protagonisti, hanno una colpa. Per
principalmente l'aver causato volontariamente o meno la morte di qualcun altro. Quindi c'è una sorta di giustiziere che li ha radunati per farli fuori. E pian piano iniziano gli omicidi e ogni volta che muore qualcuno, una statuetta scompare. Finché, dici la poesia, ma certa, non rimase più nessuno. Già l'idea è geniale, ma è geniale soprattutto come Agatha Christie riesce a raccontarla, perché riesce a fare in modo che gli omicidi non siano ripetitivi, che non ci sia un ritmo monotono, anzi, c'è sempre una crescente ansia che passa dal dubbio, quindi dall'ambiguità iniziale in cui si percepisce un senso di inquietudine, un senso di smarrimento effettivo, a un'angoscia sempre più crescente. Un'angoscia che attanaglia proprio anche i personaggi e che fa sfociare alcuni nella follia, e lo stesso lettore viene trasportato in mezzo a loro. Sente proprio questa angoscia continua e pian piano inizia a sospettare di tutti, che è una delle cose più belle del giallo, quando non è assolutamente banale la risoluzione del caso e quando chiunque può essere il colpevole, non c'è nessuno che sia effettivamente buono o cattivo, e chi è più sospettabile può non esserlo e viceversa. In questo caso il lettore cambia idea completamente da una riga all'altra, quasi, in un gioco meraviglioso di psicologia letteraria. Agatha Christie proprio regge benissimo, cioè ci guida in un modo magistrale, perché allo stesso tempo sta giocando con noi attraverso la narrazione e dall'altro il lettore si perde in questo labirinto psicologico effettivo, ma è un labirinto nel quale il lettore adora perdersi e pian piano cerca di trovare, di dare peso effettivamente ad ogni singola parola affinché possa qualcuna di queste condurlo a un indizio, a una risoluzione del caso. Il colpo di scena finale di questo libro, che naturalmente non vi rivelo perché non c'è cosa peggiore di dire che l'assassino è il maggiordomo, non ci sono maggiordomi in questo libro, quindi tranquilli, è assurda, è geniale. Ora, potrebbe anche essere letta come incoerente, e tutta questa vicenda viene svelata attraverso una lettera, se vogliamo, un espediente che, estando Pignoli, potrebbe suonare un po' pretestuosa. In verità funziona benissimo, perché in un certo senso, attraverso questa risoluzione scioccante, non posso dirvela naturalmente, si intuisce come sia anche un romanzo sulla percezione, sull'osservazione effettiva delle cose, sul confine tra vero e finto. E la cosa veramente bella è che nessuno, a parte il lettore, conoscerà in un certo senso la risoluzione, perché gli investigatori che dovranno portare a risoluzione il caso si troveranno di fronte a un enorme mistero. E il lettore, in un certo senso, scoprendo la verità, diventa quasi complice di questo, della creazione di questo mistero, in una logica che sembra anticipare la suspense hitchcockiana. Favoloso, scritto in modo magistrale, allo stesso tempo curatissimo, ma anche di enorme intrattenimento, e soprattutto con una grandissima attenzione alla caratterizzazione dei personaggi, tutti memorabili, non c'è nessuno che sia più pallido, più meno riuscito, li ami tutti e sospetti di tutti allo stesso tempo e temi per loro. È un lavoro splendido, e quindi vabbè, se non l'avete letto, leggetelo, vi prego. Io oggi vi ho parlato forse in modo un po' più leggiadro del solito rispetto ai Fuma Classici, ma mi ha gasato troppo e quindi devo consigliarvelo. Questo era 10 piccoli indiani di Agatha Christie. Fatemi sapere se l'avete letto, non l'avete letto, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Io vi aspetto un prossimo video, vi mando un bacione. Ciao ciao.